Climbing e trail running sono indicati come i motori dell'outdoor, due comunità in crescita che rappresentano altrettanti stili di vita. Qual è la vostra visione su questo terreno? Confermiamo che sono due attività certamente in crescita, sono due attività a cui i consumatori stanno guardando come alternativa. Il trail running chiaramente come una evoluzione di quella che è la corsa, diciamo, tradizionale, ma in un ambito alpino, e quindi in questi anni abbiamo veramente assistito ad un boom sia di competizioni, ma anche proprio di persone, appunto di consumatori normali che hanno approcciato la montagna da questo punto di vista. Ed anche l'arrampicata ha avuto uno sviluppo importante che vediamo soprattutto legata all'arrampicata indoor, quindi ad un'arrampicata un pochettino diversa da quella tradizionale. Infatti ci stiamo accorgendo che l'arrampicata è stata approcciata anche come un'alternativa ad attività legate più al wellness, più a un benessere generale che non finalizzata all'andare poi a fare attività outdoor. Quindi questi sono dei trend che stiamo vedendo in chiara crescita che continueranno a crescere. Ricordiamoci però che anche l'ambito dell'arrampicata rappresenta all'interno del settore outdoor europeo una percentuale veramente minima, e quindi i numeri dell'arrampicata all'interno del grande contenitore outdoor rimangono comunque veramente ancora molto piccoli. Quindi lo spazio di crescita esiste, ma porta anche a delle attenzioni e a delle conseguenze che un'azienda come la nostra deve avere, che sono legate ad un consumatore che si approccia ad un'attività che non conosce e della quale non conosce neppure i rischi, perché comunque chiaramente arrampicare significa esporre il proprio fisico, il proprio corpo a dei potenziali rischi contro la caduta. E quindi vedo anche un importante tema di sensibilizzazione da questo punto di vista e di formazione di un consumatore che non ha chiaramente l'attenzione che può avere qualcuno che approccia l'arrampicata per andare in una falesia o per andare in un ambiente naturale.